Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Il consiglio. Immediatamente Rolling Stone. Ecco qua, Pino Insegno condurrà il prossimo Festival di Sanremo. Oggi c'era tutta questa cosa. Ritti su quello, le notizie sono tutte così, eh. Pino Insegno condurrà Sanremo, ma verrà doppiato da Luca Ward. Questa è una cosa... Alla fine, che si sono detti? Che non si sono detti? Sono tutte illazioni. Noi siamo andati a chiederlo direttamente a Giorgia Meloni. Attenzione. Com'è stato l'incontro con Pino Insegno? Stupendo. Addirittura? È una icona per me. Quindi siete molto amici? È l'unica persona alla quale io telefono per chiacchierare nella mia vita. Cosa vi siete messi a fare durante la riunione? A guardare i cartoni animati. E di cosa avete parlato? Non vi dico niente perché altrimenti vi devo uccidere. Devo però comunicarle che oggi è stato inoltrato un suo messaggio diretto probabilmente a Pino Insegno, dove lei dice, e cito testualmente: bella nocciolino, beccamo se oggi a palazzo che famo le scarpe a quella zecca di Amadeus. Ora, nocciolino è il nome in codice di Pino Insegno? Sì. E il suo qual è? Braveheart. Ah, come il film? Un grandissimo Mel Gibson. E vi rispecchiate in questi soprannomi? Il mio sì, lui zero. Quindi se volete fare le scarpe a Amadeus vuol dire che... Che mi lascia le scarpe ovunque. La cosa che mi manda i matti, quante scarpe c'hai? Dico, perché queste scarpe non le puoi mettere a posto? Io sono Capricorno. Sì, ma lei ha scritto famo le scarpe a Amadeus, mica famo una scarpiera. È un po' strano, no? Vabbè, se lo dite voi. Un po'. Grande applauso ad Alessio Marsilli!